Operazione della squadra mobile di Catania, sgominata una banda di 11 rapinatori che aveva preso di mira ville, abitazioni e gioiellerie del catanese. Inchiesta anti-assenteismo ad Acireale, l'ex vigile urbano Primavera, ascoltato dal PM, chiede il rito abbreviato, il 31 gennaio prossima udienza. Ospedale di Acireale promosso da nosocomio di base a DEA di primo livello, un risultato storico per il Santa Marta e Santa Venera, commenta il deputato D'Agostino. Bentrovati con il nostro TG. Tra gli altri argomenti del nostro giornale vi parleremo anche di un piano di affissioni mortuarie che è stato messo a punto dal comune e che vedrà presto porre fine alle cosiddette affissioni selvagge vandaliche. Più decoro dunque in città. Il consigliere comunale Lorenzo Leotta ci anticipa l'installazione appunto di 60 bacheche per gli annunci mortuari. Partiti ad Acireale, nella frazione marinara di Stazzo, i lavori per la realizzazione di un impianto di illuminazione in una via importante e strategica della frazione, via del mare. Domenica positiva per l'Acireale Calcio, siamo oggi a commentare, a parlare ancora del successo sul Taormina. Acireale atteso adesso da 7 partite che saranno decisive per il primo posto prima dello scontro diretto col Sant'Agata. Questo è altro all'interno del nostro giornale. Rapine in ville e in gioiellerie, dicevamo. La squadra mobile ha sgominato una banda composta da 11 malviventi. C'è anche un furto in un'abitazione, commesso a Via Grande il 29 novembre del 2015, tra i tanti che la banda aveva messo a segno tra l'ottobre di quell'anno e l'aprile di quello successivo. Adesso però quella banda è stata sgominata dalla squadra mobile di Catania, che stamani ha arrestato ben 11 persone, un'organizzazione criminale promossa e coordinata dal 24enne Danilo Di Mauro, dal 29enne Giuseppe Nicolosi e dal 22enne Giuseppe Zappalà. Il quartier generale del gruppo era l'abitazione del Nicolosi, che all'epoca si trovava ristretto ai domiciliari. Lì i malviventi si riunivano per organizzare la messa a punto dei colpi, curando tutte le attività preliminari con l'individuazione dei bersagli, gli appostamenti per comprendere le abitudini delle vittime e la duplicazione delle chiavi d'ingresso delle abitazioni prese di mira. Ma non solo abitazioni, nel mirino della banda c'erano anche gioiellerie, come nel caso del 26 ottobre 2015, quando due giovani rapinatori, a volto scoperto e impugnando una pistola, colpirono un'attività della centralissima via Etnea Catania, impossessandosi di un panetto contenente bracciali in oro per un valore di 12.000 euro. In un altro caso, invece, gli agenti hanno scoperto un modus operandi del tutto particolare. Protagonista Giuseppe Zappalà, che approfittando dei lavori edili che stava effettuando insieme al padre muratore nell'abitazione di due fratelli a Catania, duplicò le chiavi d'ingresso e portò a termine il colpo. Ma la rapina del 20 aprile 2016 è quella più originale. I rapinatori, utilizzando l'escamotage di staccare l'energia elettrica dell'abitazione di una coppia di anziani nella zona di Ognina Picanello, sempre a Catania, riuscirono a farsi aprire dalla donna la porta d'ingresso e ad introdursi in casa. Poi picchiarono le vittime, procurando alla donna la rottura della protesi dentaria e all'uomo un trauma cranico, e rubarono circa 1.500 euro, oltre che anelli preziosi. Hanno staccato la luce, mio marito ha aperto la porta per fare... Buonasera. Senta, io sono qua. Ha bisogno di un'ambulanza, sì. La signora? No, è agitata. Ci hanno preso a botte, ci hanno legato, ci hanno fatto due... Appena apro la porta, mi hanno preso a pugni, mi hanno preso. Sì, lei non li ha visti. Sta arrivando subito la volante. Grazie. E poi rapine e tentate rapine commesse anche in trasferta a Canicattì nell'Agrigentino e a Catena Nuova nell'Ennese. Gli altri arrestati nel corso dell'operazione della polizia, in tutto 11 di cui 3 ai domiciliari, sono il 51enne Alessandro Bagli, il 40enne Salvatore Sgroi, il 21enne Ettore Vergata ed ancora il 24enne Angelo Zinna e la 37enne Graziella Rapisarda. 10 persone più un undicesima, che però al momento risulta irreperibile.
Si era reso irreperibile, per restare in tema, dopo aver riportato una condanna a 3 anni, 3 mesi e 14 giorni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a riposto, ma è stato catturato dai carabinieri. Si nascondeva in casa della fidanzata a Santa Venerina. È stato catturato dopo un inseguimento sui tetti. Si tratta del 27enne William Patanè di Mascalucia. I militari lo hanno appunto individuato in un'abitazione di Santa Venerina, dove si era nascosto, approfittando dell'ospitalità fornitagli dalla fidanzata e dalla madre della ragazza. L'uomo è stato associato al carcere di Piazza Lanza, le due donne denunciate per favoreggiamento. In azione e in questi giorni di neve, oltre che di freddo, i finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, specializzati nel recupero di persone in pericolo. I finanzieri hanno soccorso sciatori che per cadute accidentali hanno subito fratture agli arti superiori e inferiori. Sull'Etna ben 18 interventi sono stati eseguiti dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi. I consigli per chi intende mettersi in viaggio, solo dopo essersi informati sulle condizioni meteo, sul regolare flusso delle strade di montagna, della viabilità, con ovviamente pneumatici invernali o avendo le catene a bordo. Questi i consigli appunto degli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi. Grave incidente stradale invece questa mattina, intorno alle 12, all'incrocio tra via Carrata e via Immacolata a Mascali, coinvolte in un sinistro due autovetture, una Punto e una Opel Corsa. Ad avere la peggio il conducente della Opel, un giarrese, che ha riportato gravi ferite al torace. Il ferito è stato accompagnato in ambulanza fino a Carrabba, nell'elipista del Blue Garden, dove poi è atterrato l'eli soccorso, che lo ha trasferito al trauma center del Cannizzaro di Catania, avendo riportato, dicevamo, un grave trauma toracico. E adesso dalla cronaca nera alla cronaca giudiziaria, l'inchiesta sull'assenteismo ad Acireale. Questa mattina udienza per ascoltare le dichiarazioni dell'ex vigile urbano Primavera. Il legale difensore di Primavera ha poi chiesto il rito abbreviato sia per lui che per un altro dipendente. Sentenza dunque per i due il 31 gennaio, pronunciamento invece, se rinviare a giudizio o meno, per altri 16, su cui appunto la Procura ha chiesto già il rinvio a giudizio. Ma sentiamo. Ancora un'udienza preliminare questa mattina a Catania dell'inchiesta antiassenteismo al comune di Acireale, condotta dalla polizia, è sfociata il 12 febbraio dello scorso anno nella denuncia di 62 dipendenti comunali. Protagonista della mattinata è stato l'ex vigile urbano Mario Primavera, interrogato dalla difesa che ne aveva richiesto il suo esame e dal PM che lo ha incalzato con le sue domande. L'ex dipendente comunale e uno dei 15 già licenziati dallo scorso giugno, nel corso dell'interrogatorio ha anche raccontato un particolare importante, finora inedito, quello di essersi accorto della telecamera piazzata negli uffici del centro direzionale di San Cosmo. Ho visto un forellino nel controsoffitto, ha detto al PM. E di aver informato sia il dirigente competente che il sindaco, temendo che potesse trattarsi di una azione per monitorare i movimenti del primo cittadino soggetto in precedenza a ben due attentati. Così si è espresso Primavera. Alla fine dell'interrogatorio, poi, il legale difensore di Primavera e di un altro ex dipendente, Teresa Messina, ha chiesto il rito abbreviato per i due. Rito che si svolgerà il 31 gennaio. Entro gennaio, dunque, un'altra pagina sarà probabilmente scritta sull'inchiesta in corso. Il GIP dovrebbe emettere per quella data la sentenza sui due, mentre sui restanti 16 per i quali la Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio potrebbe giungere il pronunciamento, archiviazione o appunto rinvio a giudizio.
Nel corso dell'udienza il comune, costituitosi già parte civile e rappresentato dall'avvocato Enzo Mellia, si è associato alla richiesta del PM chiedendo il rinvio a giudizio per i 16. Salta così l'udienza programmata già per il 17 gennaio. Se ne parlerà direttamente il 31. In quella data si avrà la sentenza per Primavera e La Messina, che hanno chiesto il rito abbreviato, e il pronunciamento se rinviare a giudizio o meno i restanti 16. Il tutto aspettando probabili novità, come anticipato nel TG di ieri, sui restanti dipendenti la cui posizione era rimasta in sospeso e per i quali è possibile la notifica di un avviso di conclusione delle indagini e dunque di una successiva richiesta di rinvio a giudizio. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, torniamo presto con tante altre notizie, anche buone, perché parleremo della cosiddetta promozione dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. La festa di San Sebastiano in diretta su Etnespresso Channel dalle 6.50 del mattino con l'apertura della cappella, la traslazione del fercolo sul Baiardo, il pontificale. Alle 11 la trionfale uscita, l'arrivo in Piazza Duomo e la storica salita di San Biagio percorsa col fercolo in spalla. La trasmissione riprenderà alle 15 con l'arrivo del fercolo in Piazza Marconi a Chiazza e la benedizione dei devoti alla chiusura del mezzogiro. Appuntamento poi alle 19.45 con la diretta che riproporrà alcune fasi salienti della giornata, l'arrivo del fercolo sotto l'arco del Vescovo, i fuochi di Viale Regina Margherita e si concluderà col passaggio da Piazza Duomo, l'entrata in chiesa e la chiusura della cappella. Le telecamere si riaccenderanno il 27 gennaio a partire dalle 19 con le fasi salienti dell'ottava. La festa di San Sebastiano in diretta su Etnespresso Channel, la TV al servizio della città di Acireale. Ottica Grasso, back to school, back to style. Venite a scoprire la nuova promozione per chi va a scuola. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale, concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena in via Matrice 34. Ottica Grasso, oltre 34 anni d'ottica. Salve amici, vi presento Enrico Terrana e Arte in Legno. Venite con me e ne vedrete delle belle. Tetti, mansarde, gazebi, tettoie e soppalchi e controsoffitti in legno. Ci occupiamo anche del montaggio di finestre per tetti. E da oggi possibilità di strutture pretagliate a controllo taglio numerico. Tanta professionalità e massima affidabilità per opere che durano nel tempo. Arte in Legno e il preventivo senza impegno. Presso il parco commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta. Il nostro giardino è stato trasformato in un angolo di paradiso. Ci ha pensato Vecchio Piscine. Non più solo piscine, grazie ad un'equipe specializzata e al nuovo showroom Arredo Style per l'arredamento esterno ed interno. Arredi, vasche idromassaggio, saune finlandesi al miglior prezzo sul mercato. Vasche ornamentali, gibus, la stanza del sole, tende, pergolati, elegantissimi ombrelloni FIM. Arredo Style by Vecchio Piscine. Arredamenti per la casa e idee regalo originali. A Giarre all'uscita del casello autostradale. Per info 095 97 02 123. Bella la vita! Se avete scelto l'Etna come meta, volete godervi la neve? Passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar, dalla scuola pasticcera Acese. Centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione con le esclusive raviole di ricotta, alla tavola calda. Dalla rinomata cioccolata calda, agli aperitivi. Pasticceria con produzione giornaliera, angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar in via Roma 216. Fermatevi.
Automobilisti, il Consorzio Autoriparatori Riuniti vi ricorda che tutti i veicoli sono soggetti a revisione, la prima volta dopo il quarto anno di immatricolazione, successivamente ogni due anni. CAR, Consorzio Autoriparatori Riuniti, ad Acireale, in via San Girolamo 70, nei pressi della stazione ferroviaria. E in via provinciale per Santa Maria Ammalati 111, vicino la chiesa di San Cosmo. Revisioni in tempi brevissimi per tutti i mezzi a due, a quattro ruote, mezzi pesanti, bus, camion. CAR, Consorzio Autoriparatori Riuniti. Fermata Spurigni. Se non vi siete mai fermati in questo straordinario posto, fatelo. Costruito attorno a un vecchio palmento ristrutturato, Fermata Spurigni è un agriturismo dove si può mangiare al ristorante o in pizzeria, ma anche fermarsi a dormire in confortevoli camere e godersi l'aria aperta. È il posto ideale per chi vuole fare turismo rurale. Provate i nostri menù. Potrete scegliere il fisso o alla carta, con specialità ai funghi porcini e prodotti alla brace. In pizzeria tutte le pizze sono ad alta digeribilità e tra le specialità la pizza gourmet. Fermata Spurigni. Ampie sale per feste e meeting. Grande parcheggio. A Zafferana Etnea, in via Giacomo Matteotti 1, angolo via Bongiardo. Prenota allo 095 708 3625. La Regione Siciliana rende disponibili contributi a favore degli operatori economici che desiderano installare nei propri locali impianti di videosorveglianza. No all'estorsione, all'usura, alla concussione e ad ogni altra illegalità. L'estorsione soffoca il diritto di essere liberi. Non cadere nelle mani dell'usura. Rivolgiti all'ASARA. ASARA, Associazione Antiracket Acese, Rosario Livatino. Chiama lo 095 895 258. Ospedale di Acireale promosso da nosocomio di base a DEA di primo livello. La nostra sanità ha un futuro. Il commento, la soddisfazione del deputato regionale Nicola D'Agostino. Vediamo. Da ospedale di base a DEA, Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Accettazione di primo livello. La nuova bozza di riordino del piano ospedaliero in Sicilia, presentata ieri ai sindacati dall'assessore regionale Baldo Gucciardi e adesso al vaglio del Ministero, sorride ad Acireale. Il Santa Marta e Santa Venere infatti ottiene una promozione significativa che riconosce la qualità dell'offerta sanitaria acese. Un risultato storico per il nosocomio di Acireale, anche perché le notizie che arrivavano negli ultimi mesi da Palermo non erano per nulla positive, come confermato oggi in sede di conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il sindaco Barbagallo e il direttore sanitario dell'ospedale acese, il dottor Salvatore Scala, il deputato regionale acese Nicola D'Agostino. È un risultato certamente storico, perché altrimenti avremmo dovuto fare un enorme passo indietro e questo non era giusto e non era auspicabile. Ma devo dire che fino a tre mesi fa, avevamo purtroppo altri segnali e la tendenza era che il distretto di Acireale Giara e quindi l'ospedale di Acireale fosse, come dire, dimensionato come ospedale di base. Essere oggi riconosciuti DEA di primo livello significa entrare nel top degli ospedali che fanno parte della rete di emergenza della sanità regionale. Significa che adesso avremo l'onere di rendere efficiente ancora di più il pronto soccorso, saremo aiutati, assistiti perché questo si realizzi e questo ovviamente è l'inizio di una catena che garantisce la stabilità della qualità dei reparti e quindi dei servizi che sono già presenti in ospedale e anche la possibilità di ambire a qualcosa di più. Sotto adesso, fin da subito, con la problematica più evidente, le criticità riscontrate al pronto soccorso del Santa Marta e Santa Venera. Da subito la direzione sanitaria si deve sentire, e qui lo dico da cittadino oltre che da deputato, impegnata ad affrontare le criticità immediate del pronto soccorso che purtroppo ci sono, che dobbiamo riconoscere, che sono certamente frutto anche di una grande utenza che si affida all'ospedale di Acireale e che a volte, non dico sempre, a volte si trova insoddisfatta. Ecco, noi dobbiamo
risolve i problemi basilari, che sono la pulizia, che sono il decoro e la dignità con letti, lettini, sedie a rotelle che debbono essere decorose e funzionanti, e poi un'assistenza ai cittadini, agli utenti, ai malati che transitano al pronto soccorso, che non debbono sentirsi abbandonati. Io ho certezza che la direzione sanitaria si sta prodigando perché ci sia un riferimento per il cittadino, una sorta di tutore del cittadino che starà lì al front office del pronto soccorso e col quale il cittadino in attesa, e deve avere la pazienza a volte di attendere, possa comunque essere confortato sul destino del suo percorso all'interno dell'ospedale partendo dal pronto soccorso. Sulla stessa scia del deputato D'Agostino anche il direttore sanitario del nosocomio Acese, il dottor Salvatore Scala. Voglio segnalare che proprio il 25 di dicembre, quindi il giorno di Natale, siamo stati soggetti a verifica proprio nel pronto soccorso dal nucleo dei carabinieri del NAS, e il risultato è stato estremamente positivo perché hanno riscontrato perfettamente in regola tutta l'attività svolta nel pronto soccorso proprio di questo presidio. Quindi questo ci conforta, ma da un lato ci serve, ci impegna a lavorare di più per raggiungere sempre livelli maggiori di efficienza e di assistenza migliori per la comunità in cui operiamo. E dunque si saluta con soddisfazione questa promozione, appunto abbiamo detto, dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera. Lo fa anche il sindaco Roberto Barbagallo, che al pari di tanti tira un sospiro di sollievo, visto che fino a pochi mesi fa i segnali erano altri, negativi. Siamo, come dire, soddisfatti che il nosocomio di Acireale, l'ospedale di Acireale, diventi un punto di riferimento per, diciamo, la struttura, l'intero territorio siciliano. Adesso, successivamente a questo decreto, chiaramente ci aspettiamo una serie di interventi in termini di personale, in termini di infrastrutture all'interno dei reparti, ma soprattutto all'interno del pronto soccorso, dove continuano ad esserci delle criticità, ma già solo per il fatto che chiaramente il numero di utenti che ogni giorno arrivano è in continuo aumento per, appunto, il riordino del sistema sanitario, appunto, regionale. E chiaramente ci aspettiamo che l'assessorato, appunto, vada avanti in questo senso. Noi saremo qui come sempre a monitorare e a verificare cosa succederà, appunto, nei mesi successivi, ma non possiamo, come dire, che essere contenti di questo territorio, soprattutto questo ospedale e le professionalità che ci sono in questo ospedale, perché sono loro che sono state riconosciute, continua ad avere, appunto, un futuro e soprattutto un miglioramento per tutti i cittadini che arriveranno in termini, appunto, di qualità di servizi. Restiamo ad Acireale e parliamo di decoro urbano. Stop alle affissioni vandaliche, selvagge. Arrivano infatti le bacheche mortuarie. È una questione di decoro urbano, quella portata all'attenzione dal consigliere comunale Lorenzo Leotta. Si parla di affissioni di manifesti funebri ad Acireale. Fino ad oggi non c'è stata alcuna regolamentazione o limitazione. Pali di illuminazione, mura di abitazioni, nessun ambiente è stato risparmiato in questi anni dalla presenza dei suddetti manifesti. Una proposta del consigliere Lorenzo Leotta, suggerita all'inizio della consigliatura, più o meno 2 anni fa. In un primo tempo si era parlato della realizzazione di 35 bacheche mortuarie, un passo avanti rispetto alla condizione attuale. Successivamente, grazie anche alla richiesta di un cittadino, si è potuto portare il numero fino a 70. Tra la realizzazione delle bacheche e la scelta della loro ubicazione sono trascorsi 2 anni, a seguito dell'approvazione della Polizia Municipale e dell'iter burocratico, ma oggi finalmente sembra essere arrivata la svolta. È stata una proposta che viene da lontano, viene dall'inizio della consiliatura. È stato necessario perdere un po' di tempo perché abbiamo lavorato in tanti su questa proposta. Devo ringraziare sicuramente l'amministrazione che ha stanziato delle somme per la realizzazione di queste bacheche mortuarie, così come devo ringraziare anche la partecipazione cittadina, perché voglio ricordare che senza la partecipazione al bilancio partecipato di un cittadino che ha richiesto le bacheche mortuarie sarebbe stato possibile realizzare solamente la metà delle bacheche che andremo ad installare. Sicuramente
È stato fatto un grande lavoro da parte mia, da parte della sesta commissione, ringrazio il presidente Torrisi e tutti i componenti, perché riteniamo che questo sia un passo avanti di civiltà, di decoro, e che queste bacheche servano a eliminare il fenomeno dell'affissione selvaggia che ha veramente deturpato la nostra città in questi anni. Secondo il piano generale delle affissioni è previsto per ogni comune uno spazio massimo di 75 metri quadrati, più o meno 107 bacheche. Le dimensioni saranno di 70% ciascuna, per un totale di 60 bacheche previste ad Acireale e frazioni. Con il tempo, ha affermato il consigliere Leotta, si tenderà ad implementare il numero. L'inizio dei lavori è previsto nei primi giorni della prossima settimana. A seguito del posizionamento sarà previsto un divieto di affissione degli annunci mortuari al di fuori degli spazi dedicati. Il comune di Acicatena, settore tributi, avvisa i contribuenti che entro il 31 gennaio deve essere effettuato il versamento dell'imposta annuale sulla pubblicità e della tassa annuale per l'occupazione permanente di spazi e aree pubbliche e dei passi carrabili. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, all'ufficio tributi del comune, sito in via Palestra 28. Sono disponibili i bollettini di conto corrente già preintestati. L'ufficio riceve il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 16 alle 17.30. Torniamo ad Acireale, litorale acese, avviati i lavori a Stazzo per la realizzazione di un impianto di illuminazione in via del Mare. L'opera fa parte della prima annualità approvata dall'amministrazione Barbagallo nell'ambito del bilancio partecipativo. Luce su via del Mare a Stazzo. Sono stati infatti avviati nella località balneare della Riviera dei Limoni i lavori per la posa di un impianto di illuminazione in questa arteria che si trova attualmente nella totale oscurità, pur costituendo una delle porte d'ingresso alla frazione per coloro che provengono dalla vicina Santa Tecla. Si tratta della messa a punto, eseguita da parte del sindaco Roberto Barbagallo, della prima annualità del bilancio partecipativo formulato con progetti proposti da cittadini, nel caso in questione Antonio Giardina, oppure associazioni. A Stazzo l'illuminazione di Via del Mare rappresenta un'esigenza molto avvertita, specialmente nel periodo estivo, quando Stazzo triplica il numero dei residenti per la presenza di molti villeggianti, oltre che di forestieri in cerca di refrigerio con l'intento di trascorrere qualche ora serena in uno dei tanti ritrovi della zona. Sovente infatti, soprattutto nei fine settimana, la Via del Mare diventava una idonea arteria dove parcheggiare, peraltro a due passi dal cuore di Stazzo, Piazza Mantova, oppure dal porticciolo Gurna. In tali contesti, essendo come detto il tracciato totalmente al buio, vi erano evidenti rischi per la sicurezza e l'incolumità dei pedoni, per cui è indiscutibile l'utilità di questa opera proposta da Antonio Giardina che si sta adesso realizzando. Il progetto nella sua originaria formulazione prevedeva l'installazione dell'impianto in un tratto maggiormente lungo, ma poi esigenze di bilancio comunale hanno portato al suo ridimensionamento. In ogni caso non è da escludere che in futuro il tutto possa trovare attuazione e comunque è stato fatto già un primo rilevante passo. Proseguono gli appuntamenti in vista della solennità di San Sebastiano del 20 gennaio ad Acireale. Le reliquie del martire saranno ospitate domani presso l'Istituto Casa Mia. Intanto questa sera alle 19.30 è in programma nei locali della sala conferenze del Museo di San Sebastiano una conferenza curata dal dottor Renzo Coniglio dal titolo Sebastiano, l'orgoglio e la coerenza dell'uomo, del cristiano, del cittadino. Adesso è tempo di fermarci, ancora una pausa pubblicitaria, torniamo presto. Il centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIME del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIME, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83.
Per la prima volta nella storia, dal 1890, ai magazzini del risparmio ci sono degli sconti di fine stagione. Convenienza più più ai magazzini del risparmio, perché i nostri prezzi sono già abbordabilissimi su capi di qualità garantiti dalle migliori marche italiane. Ma ora abbiamo deciso di scontarli. Ai magazzini del risparmio si compra bene, si veste meglio, si spende poco. Abbigliamento dal giornaliero all'elegante per tutta la famiglia e dall'intimo agli accessori per la casa. Magazzini del risparmio, Piazza Duomo 23, a Cireale. Smoker Store. Sai che le sigarette elettroniche di seconda generazione sono molto più efficaci e prestanti? Sai che il 70% di chi fuma elettronico ha smesso con le sigarette classiche? Sai che, secondo il dottor Veronesi, è il modo migliore per smettere di fumare? Smoker Store. Oltre 200 tipi di liquidi a prezzi sbalorditivi. I migliori ad Acireale in corso Umberto 183. Ricorda, il fumo uccide, il vapore no. Dal 1989 a Lingua Glossa, Sfizi di Sicilia, di Carmelo Cannavò. Vi aspettiamo nei nuovi locali in via Umberto, numero 34-36. Se non ci conosci e vuoi assaggiare delle cose sfiziose davvero, fai un salto a Lingua Glossa. Da noi la salsiccia viene lavorata al ceppo e in 7 diverse specialità. Vi offriamo i migliori tagli di carne rigorosamente locale, da bovini certificati da Scelta Iblea e suino, bianco o nero, dell'azienda Mulinello. Sfizi di Sicilia, carni, preparati e una fornitissima salumeria di prodotti di qualità. Se vi è venuto uno sfizio, vi aspettiamo a Lingua Glossa in via Umberto 3436, 095 64 38 27. Vi aspettiamo! Se stai cercando una location suggestiva per il tuo matrimonio, per festeggiare momenti importanti, compleanni, lauree, anniversari o per eventi, meeting, conferenze, Palazzo Romeo. Vicino al gusto di chi ama il bello, accanto a chi vuole per i suoi ospiti solo il meglio. Palazzo Romeo, una storica dimora nel cuore di Acireale. Moderna nelle finiture e nel concepimento di banqueting, con una elegante sala interna e con allestimenti esterni tra il verde, i fiori e le fontane. Cornice ideale di un giorno unico. Palazzo Romeo. Fissate un appuntamento per visitare la struttura al 339 73 810 36. Ad Acireale, in Piazza Madonna del Suffragio 15. Palazzo Romeo. La festa. Dal 12 al 18 gennaio, quinta edizione della mostra di Fercoli in miniatura. Cimeli, fotografie, stampe, quadri e dipinti di San Sebastiano. La mostra si tiene presso la chiesa di Sant'Antonio da Padova, antica chiesa di San Sebastiano, in via Vittorio Emanuele a Cireale. Ingresso libero, aperta dalle 16 alle 20.30 dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica, anche la mattina dalle 9.30 alle 12.30. L'associazione I Fercoli della Devozione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della mostra. GTE Informatica, un mondo di innovazione a portata di mano. GTE Informatica, vendita computers e accessori, assistenza tecnica, connettività ADSL, registrazione domini, siti web, networking, e-business services. GTE Informatica, via Kennedy 56, di fronte parcheggio Livatino, a Cireale. Collegati su www.gte.it. Presentato nei giorni scorsi ad Acireale il libro Da te a me, un'opera di Carmen Spitaleri e Maura Mancuso che insieme raccontano in un romanzo autobiografico la storia della loro amicizia. Vediamo. Due donne, due amiche, due storie e un unico desiderio, che la vita offre loro il suo senso, che l'amore corrisponda alla promessa di bellezza. E questo ciò che Monica Ronchini scrive a proposito del libro Da te a me, un'opera di Carmen Spitaleri e di Maura Mancuso, due amiche separate da molti chilometri di distanza che hanno voluto dar voce al forte rapporto che le lega. Il loro libro è stato presentato qualche giorno fa nella sala Pinella Musumeci della Villa Belvedere di Acireale, davanti ad un folto pubblico che ha ascoltato con interesse e partecipazione l'intervento del dottor Giuseppe Piccillo, autore della prefazione, e di Giuseppe Pennisi, presidente della casa editrice Cartago, che hanno spiegato come il romanzo celi, dietro i nomi delle due protagoniste, Agata e Consuelo, i volti delle due autrici, che hanno visto nella Sicilia la principale complice del loro rapporto di amicizia.
Maura Mancuso, infatti, nonostante insegni a Milano, reputa la Sicilia la sua vera casa, probabilmente grazie alla collega Carmen Spitaleri, che ha saputo trasmetterle tutto l'amore per la sua terra. Un romanzo, quindi, in cui le vicende di due donne, unite nell'amicizia e nell'amore per la cultura, valorizzano la terra siciliana che non smette mai di regalare emozioni. Il liceo Regina Elena di Acireale, diretto dal professor Sebastiano Raciti, ha avviato un progetto di alternanza scuola-lavoro denominato Viaggio intorno alla giustizia. Gli alunni delle quarte classi delle sezioni A e B ad indirizzo economico-sociale hanno così avuto modo di conoscere da vicino la realtà del Palazzo di Giustizia di Catania. Gli studenti sono stati dapprima accolti dal presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, avvocato Maurizio Magnano di Sallio, che ha illustrato i compiti svolti dalla categoria. Poi hanno incontrato il sostituto procuratore generale, dottor Angelo Busacco, che si è soffermato sugli aspetti affrontati dalla procura. Infine, altro incontro con il procuratore della Repubblica Vicario, dottor Michelangelo Patanè, che ha illustrato il lavoro svolto a livello investigativo nel contrasto alla criminalità organizzata. E adesso parliamo di calcio. Domenica positiva, quella appena trascorsa, per l'Acireale, atteso adesso da 7 partite, da qui allo scontro diretto con la capolista Sant'Agata, che saranno decisive proprio per il primo posto. Vediamo. È stata una bella domenica per l'Acireale. Gioco fluido, numerosissime palle gol create e la vittoria, alla fine, decisiva per il prosieguo del campionato. È stata una bellissima domenica poi per Luca Strano, terzo gol in maglia granata, ma pesantissimo ai fini della partita e della rincorsa al primo posto. Un gol davvero attaccante da numero 9 che sa dove va a finire il pallone prima ancora che questo arrivi in area. È stata invece una brutta domenica per il Taormina, che ormai al 90esimo pensava di poter uscire indenne dal tupparello, seppur con un po' di fortuna. Ma non è ad Acireale che la squadra biancazzurra, ben messa in campo e composta da giocatori di categoria, deve conquistare i punti per una tranquilla salvezza. È stata una pessima domenica invece, di quelle da dimenticare, per la terna arbitrale e soprattutto per il direttore di gara, il signor Toro della sezione di Catania, che al minuto 15 del secondo tempo ha visto, probabilmente solo lui, considerato che nemmeno i giocatori del Taormina avevano accennato un minimo di protesta, un calcio di rigore che le immagini bocciano, senza alibi. Io sinceramente non ho visto niente. Chiaramente un portiere, Giuseppe, non è che si può spostare o evitare il pallone, perché l'avversario mi sta puntando, una volta che lui mi punta io cerco di chiudere lo specchio e poi lui, infatti, mi è venuto addosso lui, infatti lui non si è reso conto nemmeno del calcio di rigore. Voglio, come si dice, sorvolare su questa situazione. L'importante è che si è vinto e il risultato poteva essere molto ma molto più largo. Però chiaramente ci accontentiamo di questi 3 punti che sinceramente fanno bene sia per il morale. La classifica, diciamo, che è rimasta tale, tranne qualcosina che è cambiato sotto, ma non molto. E dobbiamo pensare solo a noi, a fare bene, a fare il nostro cammino e basta, solo a vincere le partite e basta. Tutto bene, quel che finisce bene, insomma. Ma l'Acireale è andato vicinissimo a scrivere già a gennaio la parola fine alla rincorsa al primo posto. 5 punti di distacco dal Sant'Agata, infatti, sono già tanti, figuriamoci 7. Adesso però viene il bello. Da qui al 25 febbraio, giorno dello scontro diretto, sarà un mese e mezzo decisivo. 7 partite che diranno se l'Acireale può davvero vincere questo campionato d'eccellenza. Si parte domenica con la capolista attesa sul difficile campo del Biancavilla e i Granata in casa del fanalino di coda Torre Grotta. Non bisogna sottovalutare nessuno, anche perché loro non sono una squadra da, come si dice, una squadra materasso. Purtroppo questo campionato è strano. Puoi vincere contro la prima in classifica, come puoi perdere contro l'ultima in classifica. Noi dobbiamo stare sempre sul pezzo e non mollare niente assolutamente, anche perché non ci possiamo permettere di prendere nessuna squadra sotto gamba. Andiamo a chiudere e lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani.
pioggia anche abbondante per tutta la giornata, venti moderati ma temperature in salita, era ora, comprese tra 9 e 12 gradi, mare mosso. È tutto anche per oggi, grazie come sempre per essere stati con noi, TG Reporter torna domani alle 13.40, arrivederci.